preghiera non è l'intento di convincere Dio di stare dalla nostra parte e di fare qualcosa per noi. Non è una prolungata lamentela delle cose che non vanno bene nella nostra vita e nel mondo. Pensiamo a Dio come a un padre e solo allora il nostro dialogo con Lui cambierà. Non più lamentele, non più formule ripetute a memoria, ma il desiderio profondo di compiere la sua volontà. Se io amo qualcuno, voglio fare ciò che a quella persona è gradito. Amo Dio e quindi prego per sapere la sua volontà per la mia vita e così fare ciò che a Lui è gradito. La vera preghiera si impara pregando. Non esistono ricette preconfezionate di come pregare bene. Non ci sono metodi per aiutarci ad entrare nella contemplazione. Ognuno ha il suo modo speciale di entrare in contatto con Dio. L'importante è non come preghi, ma se nella tua preghiera hai sperimentato la presenza viva del Signore. La preghiera è un incontro d'amore. Gesù ci insegna inoltre che per poter pregare dobbiamo prima perdonare gli altri. Solo il cuore libero dall'odio può avvicinarsi a Dio. Altrimenti, il rancore ci rende ciechi spiritualmente e non siamo capaci di una relazione profonda con il Dio che è amore. Come preghi? Cosa fai durante il tuo incontro personale con Dio? Parli con il Signore durante la giornata, gli offri i momenti difficili della tua quotidianità, chiedi il suo aiuto